E noi ora vi raccontiamo una storia particolare, quella del Trentino Rosario Sala, già artefice di alcuni viaggi in moto anche a scopo umanitario. La prossima avventura già fissata a maggio 2022 da Milano fino al Giappone. Luca Bindi. Chiamo Rosario Sala. Particolarità, passione per i viaggi, anche per la montagna, ma passione per i viaggi soprattutto, grandi viaggi. Una nuova avventura in moto da Milano e fino ad Hamamatsu, Giappone, periodo 2022, da maggio a settembre, ritorno nel 2023. Il Trentino Rosario Sala non sarà solo in questo tour, dove toccherà ben 27 nazioni, circa 60.000 chilometri, con lui anche due compagni, il piemontese Franco Ballatore e il lombardo Maurizio Limonta. Materiale, due ruote, grazie a degli sponsor importanti per un viaggio anche a scopo umanitario, come quello fatto tra il 2019 e il 2020 da Rosario in Africa occidentale, per gran parte da solo, dove poi ha pubblicato un libro ricavato di 20.000 euro donato per un ospedale in Iraq. Il futuro viaggio servirà per... Abbiamo pensato di fare un secondo progetto sempre con Emergency nello Yemen, dove attualmente c'è una guerra in corso, appunto per aiutare un ospedale di guerra. A Sala, classe 1962, fino ai 40 anni, andare anche da Trento a Bolzano poteva creargli un problema. Ora attraversa il mondo e lo accompagna lo spirito di avventura. Ogni viaggio lascia poi qualcosa dentro. Quello che ha ricevuto, l'esperienza che ha vissuto, io sento ancora per messaggi persone che ho incontrato 5-6 anni fa in Pakistan, in Iran, capito? Quindi quello comunque ti lascia tanta roba, insomma, ecco.